L'economia più dinamica e promettente del mondo, la Cina. Immagina di cavalcare l'onda di una crescita esponenziale, di cogliere le opportunità offerte da settori all'avanguardia e di partecipare al futuro economico di una nazione in costante evoluzione. Sei pronto a scoprire come investire nel gigante asiatico? Quali sono i settori più promettenti e come navigare tra i rischi e le aspettative di questo affascinante mercato? Io sono Michael Pino, se ami il mondo degli investimenti e della crescita personale, sei nel posto giusto, quindi iscriviti per non perderti video incredibili. Iniziamo con un pizzico di storia per capire come siamo arrivati a vedere la Cina come possibile nuova potenza mondiale. Bene, dopo la morte di Mao nel 1976, Deng Xiaoping ha introdotto importanti riforme economiche nel paese, aprendo la Cina al commercio internazionale e permettendo la creazione di imprese private. Negli anni 90, la Cina ha aderito al World Trade Organization, WTO, che ha ulteriormente facilitato la sua integrazione nell'economia globale e ha stimolato la crescita del PIL. La crescita economica della Cina è stata straordinaria nel XXI secolo, diventando la seconda economia più grande al mondo, superando addirittura il Giappone nel 2010. Il PIL cinese è cresciuto a un ritmo annuo medio del 9% negli ultimi 20 anni. La Cina sta passando da un'economia basata sull'industria e le esportazioni a un'economia orientata verso i servizi e il consumo interno, offrendo quindi nuove opportunità di investimento. Recentemente, come ho già detto sul canale, ho iniziato a investire in Cina. Ma perché è importante investire in azioni cinesi? Sicuramente perché il mercato è in espansione, ci sono opportunità di diversificazione e potenziale di rendimento. Il mercato azionario cinese è uno dei più grandi e più dinamici al mondo, con oltre 3.000 aziende quotate e una capitalizzazione di mercato di oltre 10 trilioni di dollari. Investire in azioni cinesi offre appunto l'opportunità di diversificare il portafoglio, esponendosi a un'economia in rapida crescita e a settori emergenti come la tecnologia, l'e-commerce, le energie rinnovabili. Le azioni cinesi hanno registrato rendimenti elevati negli ultimi anni, come molti hanno magari già visto, superando spesso i mercati azionari di altri paesi sviluppati. Ma è importante ricordare che i rendimenti passati non garantiscono i risultati futuri. E quali sono le opportunità e i rischi associati all'investimento in Cina? Tra le opportunità offerte dall'investimento in azioni cinesi ci sono sicuramente la partecipazione alla crescita economica del paese, l'accesso a settori in espansione e la possibilità di diversificare il portafoglio. Naturalmente però ci sono anche rischi e sfide da considerare, come la volatilità del mercato azionario cinese, le preoccupazioni sulla trasparenza e la regolamentazione e le tensioni politiche e commerciali, come la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, e l'esposizione sicuramente anche al rischio cambio. Per gestire questi rischi è fondamentale infatti adottare un approccio prudente e diversificato all'investimento. Oltre a questo, monitorare le notizie e i dati economici è importante e anche valutare attentamente le singole aziende e i settori prima di investire. Ma quindi andiamo insieme a vedere quali sono i settori più promettenti e alcune singole aziende interessanti. Bene, per il settore tecnologico abbiamo Alibaba, uno dei più grandi gruppi di e-commerce al mondo, con un'ampia gamma di servizi che includono vendite al dettaglio, all'ingrosso, cloud computing e pagamenti digitali. Bene, le prospettive di crescita di Alibaba sono legate all'aumento del consumo interno in Cina e all'espansione internazionale. Però ci sono aggiornamenti relativi ad Alibaba, infatti si è recentemente divisa in 6 aziende più piccole. Consiglio di guardare questo video del mio amico Pietro Michelangeli, che sicuramente ti può aiutare a capire meglio la situazione. Tencent, leader nel settore dei giochi online e della messaggistica istantanea, con servizi come WeChat, Cucù e vari giochi popolari. Tencent sta ampliando la sua presenza in settori come l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale e il cloud computing. Passiamo a un'altra azienda gigante che è Baidu, il principale motore di ricerca in Cina, con interessi in aree come l'intelligenza artificiale, la guida autonoma e l'Internet of Things, l'internet delle cose. Baidu sta investendo in ricerca e sviluppo per mantenere la sua posizione di leadership nel mercato tecnologico cinese. Per quanto riguarda invece un altro settore, quello delle energie rinnovabili, la Cina è il più grande produttore e consumatore di energia rinnovabile al mondo, con un forte impegno del governo a ridurre l'inquinamento atmosferico e a promuovere lo sviluppo sostenibile. Alcune delle principali aziende nel settore delle energie rinnovabili in Cina includono Jinko Solar, BYD e Goldwind. Queste aziende si concentrano su tecnologie
come il solare, l'eolico e le batterie per veicoli elettrici. Per quanto riguarda le politiche governative, come i sussidi alle energie rinnovabili e gli obiettivi di riduzione delle emissioni, beh, offrono un solido supporto per la crescita di questo settore. Passiamo al settore e-commerce e fintech. L'e-commerce e il fintech sono settori in rapida crescita in Cina, grazie all'adozione diffusa ovviamente di smartphone, alla rapida urbanizzazione e alla crescente classe media. Bene, JD è un importante concorrente di Alibaba nel settore dell'e-commerce, mentre Pinduoduo è un'innovativa piattaforma di shopping online che combina social networking e vendite al dettaglio. Ant Group invece è il braccio finanziario di Alibaba e WeBank sono leader nel settore fintech, offrendo una vasta gamma di servizi finanziari digitali, tra cui pagamenti, prestiti e gestione patrimoniale. Per quanto riguarda il settore salute e farmaceutica, la Cina è uno dei mercati farmaceutici in più rapida crescita al mondo, con una popolazione invecchiata e una crescente domanda di cure mediche di alta qualità. Alcune delle principali aziende nel settore farmaceutico cinese includono Wuxi Biologics, Sinobio Pharmaceutical e BeiGene, che si concentrano su terapie innovative e produzione di farmaci generici di alta qualità. Le biotecnologie e la medicina personalizzata sono settori emergenti nel campo della salute e della farmaceutica in Cina. Aziende come Zai Lab e Hua Medicine stanno lavorando su terapie innovative per il trattamento di malattie oncologiche e altre condizioni mediche complesse. Il governo cinese sta promuovendo politiche volte a sviluppare il settore farmaceutico e a migliorare l'accesso ai farmaci innovativi, creando ulteriori opportunità di investimento nel settore. Ma vediamo anche il caso studio analizzando appunto un'azienda cinese di successo in cui ho anche investito in passato. Bene, si tratta di NIO, un'azienda cinese di veicoli elettrici fondata nel 2014, che si concentra sulla progettazione, produzione e vendita di veicoli elettrici di lusso. NIO è stata una delle aziende di maggior successo nel mercato cinese dei veicoli elettrici, grazie all'alta qualità e alla tecnologia innovativa dei suoi prodotti. La storia di NIO è caratterizzata da una rapida crescita e da una significativa espansione della sua gamma di prodotti, che ora include SUV elettrici, berline e veicoli autonomi. Le prospettive future di NIO sono positive, poiché la domanda di veicoli elettrici in Cina è in forte crescita, grazie al sostegno del governo e all'aumento della consapevolezza ambientale. Ricorda però che l'azienda deve affrontare anche la crescente concorrenza da parte di altri produttori di veicoli elettrici, sia locali che internazionali. Prima di vedere le diverse strategie di investimento, ti spiego brevemente quello che sto facendo io. Al posto che studiare e seguire tutte le singole aziende, ho preferito affidarmi a degli esperti. Infatti su eToro esistono i portafogli intelligenti sulla Cina, chiamati anche Smart Portfolios. Al momento ho investito solo 1.500 euro in questi tre portafogli, China Tech, Asian Dragons e China Car. Li considero un po' come degli ETF intelligenti e se vuoi registrarti eToro ti lascio il link qui sotto in descrizione. Quali sono quindi le migliori strategie di investimento che possiamo adottare? Bene, gli investimenti a lungo termine si concentrano sulla selezione di aziende con una solida posizione in mercato, buone prospettive di crescita e una gestione competente. L'obiettivo è mantenere queste azioni nel portafoglio per diversi anni. Non si parla semplicemente di uno o due anni, ma sarebbe meglio un po' di più, anche magari decine, beneficiando dell'apprezzamento del capitale e magari anche dei dividendi. Per individuare queste aziende, gli investitori dovrebbero analizzare i fondamentali dell'azienda come utili, flussi di cassa e bilancio, nonché valutare la qualità della gestione e la strategia aziendale. Però non dimentichiamoci che la diversificazione è una strategia chiave per ridurre il rischio di un portafoglio. Investire in diversi settori e titoli può aiutare a diminuire gli effetti negativi di eventi imprevisti che colpiscono specifici settori o specifiche aziende. Nel contesto delle azioni cinesi, la diversificazione può includere la scelta di investimenti appunto in diversi settori come tecnologico, e-commerce, energia rinnovabile, salute, nonché selezionare titoli di diverse capitalizzazioni di mercato e valutazioni. Anche per questo ho scelto di andare sugli smart portfolios, così da avere al meglio un quadro generale di diversificazione. Poi è importante seguire le notizie e i dati economici perché comprendiamo le dinamiche del mercato azionario cinese e prendiamo decisioni di investimento informate. Gli investitori dovrebbero monitorare gli indicatori economici come il PIL, l'inflazione, i tassi di interesse, oltre alle notizie sulle politiche governative e le relazioni commerciali internazionali. Inoltre poi gli investitori dovrebbero tenere d'occhio le notizie e gli annunci delle aziende in cui hanno investito, se si sceglie l'azienda singola, in modo da
essere pronti ad agire in caso di cambiamenti significativi nella strategia aziendale o nelle prospettive di mercato. La gestione del rischio è un aspetto cruciale dell'investimento, soprattutto quando si tratta di azioni cinesi, che possono essere anche più volatili e soggette a incertezza rispetto ad altri mercati. Ha senso quindi impostare ordini stop loss, perché può aiutare a limitare le perdite in caso di bruschi cali. Possiamo utilizzare, a parere tecnico, dei supporti di lungo termine come aree di sicurezza in cui sotto di esse abbiamo il nostro stop loss, oppure delle trend line che seguono il trend di lungo periodo e il nostro stop loss segue la tendenza a rialzo di conseguenza. Una cosa sensata è anche quella di considerare di limitare l'esposizione a titoli ad alto rischio, come aziende con bilanci deboli, scarsa trasparenza, e questo può capitare spesso, quindi bisogna prestare più attenzione. E questo può aiutare a ridurre quindi la probabilità di perdite significative nel nostro portafoglio. Il mercato azionario cinese è noto per la sua volatilità, quindi con movimenti rapidi e imprevedibili dei prezzi delle azioni. Questa volatilità può essere causata da fattori come variazioni nelle politiche governative, tensioni commerciali, speculazioni di mercato, cambiamenti nelle condizioni economiche globali. Una diversificazione adeguata e una solida gestione del rischio possono sicuramente aiutare a diminuire l'impatto della volatilità sul proprio portafoglio di investimenti. Le tensioni politiche commerciali tra Cina e altri paesi come gli Stati Uniti possono influenzare negativamente il mercato azionario cinese e le prospettive di crescita delle aziende. Quindi è importante rimanere aggiornati per eventuali tensioni. Io sono convinto di vedere una crescita della Cina, come stiamo già vivendo dal fatto che si stanno scollegando dalla loro dipendenza dal dollaro, vedi gli scambi effettuati con altri paesi in valuta locale. Gli investimenti in azioni cinesi possono esporci al rischio cambio, dato che le fluttuazioni del tasso di cambio tra valuta locale, renminbi cinese, e la nostra valuta, l'euro, può influenzare il valore degli investimenti. Io personalmente sto iniziando a diversificare il mio portafoglio anche esponendomi in parte alla Cina, e mi va bene anche espormi in parte alla loro valuta nazionale, anche perché comunque negli ultimi 20 anni il renminbi cinese contro il dollaro statunitense è sopra del 20%, quindi sicuramente non male. Io sono Michael Pino, se vuoi investire su eToro ti lascio il link qui sotto in descrizione. Fammi sapere se ti interessa investire in Cina o se lo stai già facendo, e cosa fai o cosa pensi di fare, azioni, ETF o altro. Bene, se ami il mondo degli investimenti e della crescita personale, iscriviti al canale per non perderti nuovi video incredibili. Metti un like per aiutare a crescere il canale su YouTube, e noi come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao!